Allora, Notti Lucenti, siamo alla seconda edizione e dopo il successo dell'anno scorso ci auguriamo che anche quest'anno questa manifestazione come dire, inneschi quella curiosità, quel fascino che l'anno scorso ha colpito un po' tutti i partecipanti. Quest'anno abbiamo fatto tesoro anche di qualche criticità dello scorso anno e quindi io credo che l'organizzazione e il programma saranno ancora più belli e attraenti. Abbiamo innescato anche una serie di ulteriori situazioni, tipo i laboratori sull'illuminazione, tipo una serie di spettacoli che giocheranno appunto sul tema delle luci, e quindi io credo che ci divertiremo, che staremo bene insieme, e la cosa che da sindaco più mi intriga, più mi piace, è vedere che tutta la comunità, in tutte le sue sfaccettature, dalle associazioni ai gruppi, l'amministrazione comunale, gli operatori del commercio, tutti coloro che operano anche nel turismo, eccetera, sono impegnati, sentono l'impegno di stare dentro a questa manifestazione, di stare dentro alla sua organizzazione, e quindi ecco, al di là dell'attrattività che esercita verso i turisti, verso i cittadini, verso tutte le persone, anche della Valdelsa, senese e fiorentina, è bello vedere che una comunità intera si riconosce in un evento, e è un evento che, come è noto, non è semplicemente una notte bianca, anzi non è la nostra notte bianca, è una notte dell'arte e della cultura che esprimerà appunto il concetto di San Gimignano come di città d'arte e di cultura, e lo esalterà anche con tutte quelle forme della contemporaneità che metteremo in campo. Per cui io sono assolutamente certo che sarà una bellissima serata e ringrazio tutti coloro, a cominciare anche da San Girario, che hanno dato una mano e daranno una mano perché questa sia una festa memorabile e di quelle che entrano nella storia millenaria di San Gimignano.